Il primo venerdì del Ramadan, il nono mese del calendario islamico, durante il quale i musulmani non possono bere e mangiare. Quest'anno uno dei giorni più importanti per i musulmani, accompagnato da una ricorrenza tanto cara a chi vive in un paese diverso da quello di provenienza, la giornata mondiale del rifugiato. Per questa occasione l'associazione Nissena Migranti Solidali ha organizzato una cena con il suo gruppo di giovani migranti, provenienti dai paesi dell'Africa centrale ma anche dal Pakistan e dall'Afghanistan, per ricordare coloro che al di là del mare sognano una vita migliore, per rivolgere un pensiero anche alle numerose e forse troppe vittime del mare, e cioè coloro che hanno perso la vita nel canale di Sicilia, ma anche a coloro che invece, arrivati a destinazione nell'altra sponda del Mediterraneo, hanno trovato una casa, una famiglia, come quella che ci racconta Jamal Jabarkel, mentre stringe a sé il suo inseparabile tasb, il rosario dalle 99 perle, quanti i nomi di Allah, l'Iddio dei musulmani. Ramadan è un mese troppo speciale di quelli 12 mesi. Dio dice, Allah dice in Corano, ci sono le promesse di Allah. Quelli che praticano, quelli che seguono Ramadan, vanno in paradiso. Le mie esperienze lavorative, dove lavoro io, anche lavoro in una kebabiria. Anche ho parlato con il titolare del lavoro. Io ho detto che devo praticare Ramadan, devo seguire Ramadan. Lui mi diceva, va bene, non ci sono problemi. Io in realtà in questi 6 anni che faccio Ramadan in Italia, io mai ho avuto i problemi con nessuno italiano, perché ho detto mi danno troppo rispetto. Quelli che mi hanno conosciuto e quelli che gli amici italiani mi danno rispetto, mi hanno rispettato anche per il Ramadan. Questi 6 anni ho vissuto come in una famiglia, come in Afghanistan, mai mi è mancato niente, solo mi manca la famiglia. La nostra associazione Migranti Solidali organizza l'iftar, quindi la rottura del digiuno. Alle 8:30, circa le 8:33, proprio come simbolo della festa del migrante. Quindi prepareremo una grande tavola con tanto cibo, e poi alle 8:33, dopo la preghiera, i ragazzi avranno l'opportunità di mangiare e di condividere questo momento di gioia insieme.